Questa sera ad Arezzo parliamo di portieri, della preparazione dei portieri, soprattutto di quelli che partecipano alle categorie dilettanti. Come hai articolato la serata? La serata prevede, se ci riusciamo, anche perché la stagione non ci ha aiutato, a fare un mesociclo di allenamenti. Quindi sono suddivisi su 3 allenamenti settimanali, dedicati alla mente al ruolo del portiere, che si integrano al lavoro poi di squadra. Quindi saranno gli obiettivi, saranno quelli tecnico-tattici, fisici e di tecnica proprio di base del portiere. Quando è iniziata la tua carriera di preparatore dei portieri? Ora sono già diversi anni, vorrei sbagliarmi, ma sicuramente sono quasi 15 anni, cioè la seconda dei portieri, poi proprio nello specifico preparatore ho cominciato questa attività. Cos'è che ti ha spinto a diventare, insomma, preparatore? L'amore e la passione del ruolo del portiere, cercare di formare questi ragazzi è un ruolo sicuramente difficile, che però secondo me è più bello che c'è nel calcio. Senti, per quanto riguarda il tuo ruolo, conta più l'esperienza sul campo o quello che è lo studio che magari può venire fuori da corsi come quelli organizzati da Upport? Ma entrambe le cose, è chiaro che il vissuto calcistico ci può aiutare e dare una mano a livello psicologico al ragazzo, perché ci siamo passati prima e quindi probabilmente alcuni errori tecnici che possono derivare da gara le possiamo aiutare perché ci siamo passati prima. Però nulla va aiutato attraverso la formazione deve essere continua. E quindi queste serate servono personalmente a me per conoscere anche altri colleghi e sapere come lavorano loro e poi quindi interscambiarci l'idea, questo sicuramente.